espositivamente, poi come bollettino sì, ma c'è tanta produzione di Pasquale in giro come autore, a parte su, Zucchero. Su musiche più melodiche, non c'è dubbio. Sì, ma anche con... Sono delle arie che sono delle romanze, il problema è spiegare, che infatti si è messo in primo piano nei dischi la componente elettronica sintetizzata. Infatti, scusa che un minuto, l'avevo scritto in quel gruppo e infatti l'opinione è stata condivisa. Raramente, quasi mai, un brano popolizzato, un brano Battisti Gol è mai piaciuto a nessuno di noi più di come lo cantasse Battisti. Credo siamo tutti d'accordo su questo. Ma se tu senti le canzoni Battisti Panella cantate e suonate non con l'elettronica del disco, ma con gli strumenti tradizionali, ti accorgi che Battisti è ancora lì. Ci sono delle canzoni, i toni è assolutamente a livello di Militoni in mente. Non so se la senti, ecco, dovete sentirla. E soprattutto mi riferisco a loro musicisti, che forse o gente come loro, che potrebbe, o come quello che hanno fatto loro ieri con i mezzi, insomma con limitati a disposizione, ma se tu gli dai degli musicisti bravi e degli strumenti, c'è una cover, finisco, adesso la prima mi viene in mente, la cover di Morgan con Dolce Nera, di Cosa succederà alla ragazza, con la batteria analogica, è meravigliosa. E penso a cosa potrebbe la batteria con la melodia. Io sono d'accordo con lei sul fatto che ci sono delle eccezioni, ci sono anche delle melodie adulte, ma indubbiamente non è che Battisti non era in grado di scrivere delle melodie ariose sui testi di Pannella. Ha scritto delle melodie che per lui erano l'equivalente musicale dello stile di Pannella. Così paradossale, così scarno, così gente, così a non senza voce. È sempre la stessa nota. C'è un'intenzionalità in questo. C'è un'intenzionalità. Ma lei sta dicendo le eccezioni, qua parliamo di un criterio generale, che è un criterio nuovo, che segna una discontinuità rispetto al modo in cui Battisti componeva quando il sodalizio era uomo. Questa discontinuità non la dico io, l'ha voluta lui e la ascoltiamo nella sua opera. Però voglio dire, non dico sulla fiducia perché non sono in grado di poterlo dire, però quelle stesse, molte di quelle canzoni, non mi riferisco a parliamo degli altri album, già con Giovanni che era la transizione, cose. Ascoltate, suonate da bravi musicisti con la strumentazione analogica, danno una, si fanno capire molto più quanto fosse in realtà vicino ancora a Battisti a quei metodi, a quei criteri che poi noi abbiamo dovuto innovare. E un'altra cosa che voglio dire, che poi non parlo più perché non è il mio ruolo, come diceva spesso Panella nelle interviste, poi non voglio, io amato e amo tuttora Battisti Mugol, ci mancherebbe, no? Però sono riuscito a riscoprire il Battisti anche nell'ultima canzone, perché Panella cosa diceva nelle interviste? Abbiamo voi, mi chiedete voi il senso, dicevo il senso l'ho tolto, non mi interessa il senso. E allora, all'inizio a tutti noi sembra una dichiarazione un po' assurda, no? Però allora cosa ho fatto? Per un minuto. Io come tutti i primi tre dischi non ci capivo niente, ho a un certo punto smesso di comprare il libro. Cresce mio figlio che ha 7, 8, 9 anni, sì. E comunque queste canzoni ogni tanto le mettevo. Mio figlio che da bambino era tanto una razza, a un certo punto cantava meccanicamente questi testi. Io ho detto, cavolo, ma se un bambino di 7 anni che non è condizionato riesce a cantare dei testi così difficili, ma è possibile che io non li possa ascoltare e capire? E mi sono messo a trascriverli. Con la trascrizione sotto, forse questo, non lo so perché hanno fatto questo, neanche scrivere i testi nel disco, con i testi alla mano cambia, è proprio lì la rivoluzione, non c'è più il senso delle calzette rosse che rimangono quelle per 50 anni, che fanno un linguaggio a dire, è come guardare questo quadro, se lo guardo domani ci vedrò una cosa diversa, se lo guardo dopo domani vedo un'altra immagine, e questo è bello, è altrettanto. Questo è banale perché è implicito in qualsiasi opera d'arte. Quello che io le contesto è un'altra cosa, ma cercherò di essere elementare. Panella, Battisti, se l'è scelto lui, non era come quando con Mogol, che Mogol era il suo mentore, quindi in modo naturale era il suo paroliere, il suo poeta, l'interprete.
quello, l'importanza di Mogol è quella di che lui è riuscito a scrivere dei versi che si adattavano molto bene, come dice, forse parafrasandomi, io i versi che scrivevo, i significati che esprimevo, li sentivo già dentro la melodia. Allora, Battisti, consapevolmente, l'alchimia del verso cantato non l'ha voluta più, perché per lui era una cosa vecchia. Okay. Si è preso uno come Panella, non a caso, che è l'antitesi di Mogol. Ricordate quell'intervista a Battisti in Rai, quando lo intervista, dice, tu hai iniziato a cantare le tue canzoni che prima avevi dato ad altri perché pensi di farle meglio? No, io ho fatto una cosa diversa, rispose lui, non ho detto che faccio meglio, ed è la stessa cosa, ha fatto una cosa diversa. Noi dobbiamo capire la diversità e se c'è del bello apprezzarlo, a prescindere dal valore di quello che ha fatto con Mogol. Dico l'ultima cosa brevissima a favore di Marco Masoni. Marco Masoni ha compiuto con lo sconcerto di ieri sera una sorta di operazione morale. Okay? Ci ha messo in scena a livello periferico, cioè pur nelle differenze interpretative del gruppo dei veterani o di Musica Nuda o della sua band, la produzione di Battisti come un cosmo. Questo cosmo però ha dei pianeti diversi, questa diversità noi la rispettiamo, ma smettiamola con fare Mogol contro Panella, il Battisti Mogol, non parlo di lei, no, lei è uno che si informa, ci capisce, ma smettiamola perché è una cosa da rione, da bassifondi, non è dignitoso, okay? Io preferisco il Battisti con Mogol. Ma rispetto assolutamente quello che fa nella, forse sono io che lo capisco meglio. Quando io non li compravo più, quindi io per tanti anni che io ho preferito, adesso non dico che preferisco uno da solo, quasi equivalenti per me, ed è sempre noto questo, okay, su di me. Grazie. La canzone Facciamoci raccontare qualche altra cosa della Roma. Bellissima. Dopo 30 anni che l'ascolto, sì, mi l'ascolto con piacere, ma è quello. Ho però un'esperienza individuale di ascolto. Ascolterà all'infinito. Vabbè. All'infinito, non mi stanca mai. Una volta che sei usato per 20 anni. Ok. Poi abbiamo veramente i termini accettati e Alex non ha ancora parlato. Quindi grazie Roberto. Credo di essere l'unico non aver ancora parlato. No, c'è anche Alex. Smetto subito. Tutto bello, logico quello che avete detto, ma non potete dire che i testi di Pannella non abbiano senso. Oh, bravo, sono d'accordo. Assolutamente. Non è vero, Gabriele, fai finire per favore. No, no, ce ne parla Alex. Se ne parla un attimo. Va bene, così, parlo così. Cioè, le canzoni di Pannella hanno senso, dall'inizio alla fine, e ne hanno anche più di uno spesso. Non solo, hanno dei precisi predecedenti letterari nelle avanguardie artistiche del Novecento. Totalmente letterari, ma anche per qualsiasi cosa scriva Pasquale o abbia scritto per altri, non solo per Lucio, ci sono sempre riferimenti intellettuali e letterari importanti, anche di cinema a volte. Per esempio, non mi viene in mente quello che mi ha l'anno scorso, che era Buñuel. Sì. Buñuel è molto più... No, come si chiama quel regista che è morto l'anno scorso? Io, purtroppo, quello del sangue, che poi si ritrova la frase in un testo di Minghi. Non mi viene in mente. Purtroppo recentemente ne sono morti parecchi. No, l'anno scorso, quello francese alternativo. C'è il riferimento del sangue, adesso mi ricordo poco il suo titolo, però parlare con Pasquale spesso, e ripeto ci parlo due o tre volte alla settimana, ma dir poco, ma sono sempre telefonate di ore, e stargli dietro a tutto è un po' difficile. Godard mi ha portato l'esempio di quando quella di Minghi che fa riferimento al sangue. Voglio parlare di Battisti e non di Minghi. Ma così come il trattolino amoroso, l'assurdo, cioè tutti l'hanno frainteso quel testo, l'hanno sempre preso per l'opposto di quello che era. Certo. Di quello che era, perché era, la frase era non ridurmi a chiamarti trattolino amoroso. Cioè, e così come tante altre cose belle, anche di Minghi, tutti lo discredono, ma era intanto un gran compositore come melodie, come armonie, e Pasquale si è sempre trovato bene. Poi Pasquale è uno che lavora con tutti quelli che gli danno delle motivazioni artistiche, non si tira indietro.
ha fatto lavori anche molto molto minori, che ne sapevo, ho fatto che scrivere anche per Riccardo Fogli, addirittura per Mango, ho iniziato a lavorare per con Mike Francis, ha lavorato per Mike Francis, quello era dell'epoca di bellissimi sempre i testi di Pasquale, l'hanno capiti, poi con Battisti si sono un po' spinti oltre, ma per il volere di, se vi interessa, di Battisti, cioè era Battisti che voleva staccare il più possibile dal mondo edulcorato di Mogol, che oltretutto ne è sempre voluto uscire come protagonista, e lo è, poi secondo me grosso del valore di quelle canzoni di quell'epoca era i testi di Mogol. Io ci sono cresciuto con le calzette rosse o con tutto, anche se poi crescendo, quando ho iniziato a capire le cose, e mi stupisco, l'album più bello di Battisti nel primo periodo era Anima Latina, cioè è un capolavoro di album, e lì Mogol, non so come, si è spinto molto sul progressi, sul testo, non nelle solite maniere degli altri album. Ci fu un'enorme polemica tra Battisti e Mogol su Anima Latina, perché Mogol pensava che Battisti stesse facendo di tutto per renderlo invendibile. Da un certo punto di vista morale, concettuale, non stilistico, Anima Latina anticipa quello che poi verrà Battisti dopo, sì. Perché lui voleva un album che non fosse facile da percepire. In Anima Latina Mogol e Battisti litigavano, credo, tutti i giorni, e la produzione dura un mese, come Sanni Presenti, che ne sono stati protagonisti, perché Battisti contraddiceva, quindi violava la norma numero uno della discografia popolare che si deve vendere, che la voce sia in primo piano e che le parole siano perfettamente percepibili, intellegibili. Lui lo metteva dietro e ci metteva tanti di quegli effetti che non si capiva più che diceva. Io penso alla fine il mix è frutto di un compromesso, ma si sa che Battisti ha difeso fino all'ultimo col coltello tra i denti contro Mogol questa scelta, e forse non a caso artisticamente hanno continuato a fare parecchi album fino al 79, ma poi non si sono più presi umanamente, perché lì era la lotta tra una politica aziendale che Mogol sosteneva con le sue ragioni, perché l'Animale Dino vendette molto meno, e quei pezzi non avevano difficoltà a passare in radio, non avevano il formato della canzone, e Battisti che difendeva invece il primato delle idee, dello stile, della scelta stilistica degli artisti, anche se vanno in direzione contraria a quella che impone il mercato. La vera scissione ci fu lì, poi andarono avanti 5 anni, è pure vero che Battisti sempre perseguiva un'altra passione, che era quella per la soul musica, la musica nera, poi era venuta la disco, era venuto il funk, eccetera. Trovò una chiave che lo soddisfaceva artisticamente e soddisfaceva di più il gusto popolare. Non faceva i conti questo suo manierismo, ricordo, anglosassone soprattutto, di tenere la voce più bassa, un po' sotto gli strumenti, ma non era vera, era solo una totale differenza tecnica di chi lavorava in Inghilterra, in America, nel missaggio, cioè la voce era sì più bassa, ma usciva lo stesso, si sentiva lo stesso bene, perché partivano da un altro concetto di messaggio. Guarda, ascolta Anima Latina, ascolta tutti i dischi di Battisti, prima e dopo, non è mai stata, né prima né dopo è stata effettata in quel modo. Lui voleva ridurla a un fatto strettamente musicale, non solo sonoro, sì, musicale, e questo finiva per compromettere, diciamo, i testi di Mogol. Quindi Mogol aveva due buone ragioni per contestarlo, come imprenditore, perché rischiava, il pubblico rischiava di non capirlo, e come artista a sua volta, perché questi testi rischiavano di non essere intellegibili. Poi ci fu un compromesso, ma l'idea di Battisti rimase, cioè che la melodia cantata dal cantante è un'espressione musicale a pari merito con quello che sono gli strumenti, deve essere trattata come uno strumento, cioè con gli effetti moderni, tutto quello che all'epoca si metteva sulle chitarre, sui bassi, sulle tastiere. Ma negli anni 70 in Italia non lo sapevano ancora fare bene come lo facevano all'estero. Quindi il risultato era c'è voluto un sacco di tempo. Dato che abbiamo Roberto. Cantare d'amore, così come Pasquale dice, quello che succede nelle canzoni non succede nessuna parte del mondo. Questo è Pasquale. Scusate, dato che in Anima Latina ce l'avevamo.
certo. Si è salutato. Una cosa soltanto, io avevo sentito che c'era stata un'intervista in cui era stata fatta questa domanda proprio a Lucio rispetto al discorso del perché in certi punti, che è vero, perché quel disco l'ho analizzato, l'ho anche suonato con strumenti, insomma, stare. Ho fatto una mia, un mio progetto a latere da questo. Comunque, in qualche modo, cosa succede? Che questa domanda del perché questa voce non fosse in certi punti, con le parole addirittura si fa fatica, proprio complicate, messe insieme proprio per creare l'inganno, che addirittura davano l'idea di altre parole. E quello è un gioco bellissimo che è stato fatto, però è stato dato in certi punti. Bene, lui rispose: sono molto contento che non si capiscano, perché almeno si ritorna indietro a sentire. Perché almeno si ritorna indietro a sentire. Questa per me è una risposta che dà un, come si può dire, un altro punto di vista, no? Perché lui diventava sempre più esigente col pubblico. Come dire, sì, se tu hai interesse di capire, torna indietro. Se hai interesse ti devi sforzare, ti devi impegnare. Tutto lì. Io non sono una soponetta. Ok, se vuoi sentire le canzoni ci vuole anche il tuo impegno. Però su certi punti soltanto, poi per adesso la voce comunque si capisce. Questa della saponetta è sempre stata il suo concetto. Lo so. Totalmente, la stessa parola. Anzi, in una discussione un giorno a pranzo ipotizzava che un suo disco dovesse essere stato pubblicato in una copia. In una copia come se il quadro di Tiziano o di Tintoretto, cioè uno lo compra il miglior offerente e poi fatene quello che volete. Per lui l'arte era quello. Incredibile. Allora, vorrei lanciare